diretta dal giardino dell'Auria durante la, dopo la premiazione. Alla premiazione ha provato tutto su Rogo, tutto serio, in English, in Italian, premiando tutti i grandi atleti, il polacco che ha vinto nei senior, l'israeliana che ha vinto tra le donne, eccetera eccetera. Poi quando ci viera lo youth mi sono scatenato in third place from Castello Sardegna, my countryman Carlo Ciabatti. Alla fine ci è arrivata Carletto perché c'aveva un buon vantaggio e quindi è arrivata la medal race con 8-10 punti sul terzo. L'ha superato il tetto perché Arigagà Foras c'era più vento e quindi è arrivato ottavo. Hanno ripetuto la prova perché avevano cambiato la bolina, gli avevano alzato la bolina e quindi l'hanno ripetuta, tutti hanno sbagliato la boa, l'hanno rifatta e ha fatto un po' meglio, settimo o sesto mi pare, però è riuscito a finire tra i primi tre, che era la cosa che conta. Comunque gli altri italiani, Flavia ha fatto mi pare settimo, brava Aragna, Giulia Aragna che ha fatto quinta. Comunque è stato un grande campionato e, tornando a Carlo, che è la nota più positiva di tutto l'evento, lo vedo molto maturato, cioè quando metterà più chili e andrà bene anche con vento forte, secondo me se rimane concentrato come adesso potrà puntare alle Olimpiadi nel 2020 a Tokyo. Intanto la chiudiamo qua per Mondello, era il 30° anno, ero anche un po' emozionato perché 30 anni di eventi, sono stati i primi a fare un evento vicino alla gente. Infatti Baglione, il gran direttore generale dell'Albaria, diceva questo non è un evento exclusive, è un evento inclusive perché include la gente, e questo è vero. Anche io nel mio piccolo lo ero stato con i Kia Classic, però mai quanto il World Festival on the Beach, cioè questo connubio tra sport, spettacolo e amicizia. E questa volta il World Festival on the Beach è stato quasi perfetto, direi. Quindi io vi saluto, Sibirio da Castello, speriamo che il Mondiale Tecno sappia offrire la stessa bella immagine di Cagliari come ha fatto Mondello in questa occasione. A Sibirio a tutti.